Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 16 febbraio, noi ricordiamo il beato Giuseppe Alemanno. Ascoltiamo. Giuseppe nasce a Castelnuovo d'Asti nel 1851. Fu studente di Don Bosco e aveva come zio materno San Giuseppe Cafasso. Ordinato sacerdote a Torino all'età di 22 anni, divenne rettore del santuario più caro ai torinesi, la Consolata, e del convitto ecclesiastico per i neosacerdoti. Al suo arrivo, però, sia il santuario che il convitto erano in crisi, ma Giuseppe, con fatica, li rivitalizzò, divenendo formatore di dottrina e vita. Dal suo seminario uscirono ragazzi desiderosi di diventare missionari, ma Giuseppe subì ostacoli dalla diocesi. Non si perse d'animo. Sarà lui a fondare l'Istituto dei Missionari della Consolata nel 1901. L'anno dopo partirà per la prima spedizione nel Kenya e 8 anni dopo nasceranno le suore missionarie della Consolata. Al Papa Pio X denunciò l'insensibilità della gerarchia ecclesiastica nei confronti delle missioni e gli propose di istituire una giornata missionaria annuale con obbligo di una predicazione intorno al dovere e ai modi di propagare la fede. Nella visione di Don Giuseppe, l'intera Chiesa era chiamata all'evangelizzazione. Don Giuseppe sembrò più uomo di azione che di preghiera. Uno dei suoi motti era fare bene il bene. In realtà egli mirava alla diffusione del Vangelo e alla promozione umana. Ma Pio X morì e la proposta sembrò sfumare. Con l'elezione di Papa Pio XI, il sogno di Giuseppe finalmente si realizzò, perché il Papa istituì nel 1927, un anno dopo la morte di Alamano, la giornata missionaria mondiale. Alamano morì a Torino il 16 febbraio del 1926. La sua salma è venerata nella casa madre dei missionari della Consolata a Torino. Venne beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 7 ottobre del 1990. C'è un insegnamento molto molto importante che può fare bene a tutti, che ci lascia il beato Giuseppe. Ascoltiamo cosa dice. Ecco, o miei cari, la santità che io vorrei da voi, non miracoli, ma far tutto bene. Eh sì, perché noi in effetti leghiamo la santità a qualcosa di sensazionalistico, ai miracoli, a delle espressioni veramente forti. Ma lui ci dice che forse la strada non è quella, ma è il fai tutto bene. E spiega, farci santi nella vita ordinaria. Il Signore, che ha ispirato questa fondazione, ne ha anche ispirate le pratiche, i mezzi per acquistare la perfezione e farci santi. Se Egli ci vorrà sollevare ad altre altezze, ci penserà Lui. Noi non infastidiamoci. Certa gente cerca sempre le cose grandi, straordinarie. Non è cercare Dio, perché Egli è tanto nelle cose grandi come nelle cose piccole. Perciò bisogna stare attenti a fare tutto bene. I santi sono santi non perché abbiano fatto dei miracoli, ma perché bene omnia facerunt. Allora il segreto della santità è un pochino questo: iniziare a migliorare il nostro approccio al fare le cose. Quali cose? Tutte. Vai al lavoro, sul tuo lavoro fai bene. Sei una mamma, quello che fai da mamma fallo bene. Sei un papà, lo stesso. Qualsiasi cosa tu debba fare, metti il tuo cuore in quella cosa. Questa è la strada della santità. Se poi il Signore ha in te, ha in serbo per te progetti particolari, farà Lui. Ma la parte tua è appunto questa. Quello che fai fallo bene. La provocazione di oggi quindi è quanto amore metto nelle cose che faccio. C'è la superficialità, c'è il voler sbrigarmi subito, c'è il voler fare meno fatica possibile, tutte tentazioni da combattere.
E questo può essere anche un bell'argomento su cui impostare la confessione. Quanto faccio bene le cose che faccio o mi riduco semplicemente al minimo indispensabile? Per questo discernimento e soprattutto per una conversione a essere sempre più portatori di qualità e di amore delle cose che facciamo, noi ci affidiamo al Beato Giuseppe e lo preghiamo. Beato Giuseppe, prega per noi.